nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Il nostro saluto rituale, voglio dare il benvenuto e un saluto a tutti quelli che sono presenti, gli artisti, prima di tutto, perché questa è la messa degli artisti, che ringrazio. Il professor Giuseppe Rivoli, la vicepresidente, la signora Cordova, per questa lezione che fanno ogni anno, proprio il giorno delle Palme, in cui commemoriamo l'entrata di Gesù in Gerusalemme, e insieme con le muse ci sono altre associazioni che hanno voluto aderire, partecipato a questa Santa Messa, la Presidente dell'Episcopale Latria, la signora Franca Renatucci, della Filata Divina San Giovanni, signora Giovanna Ferrante, della Filata di Merito Posto Salvo, signora Patrizia Cognomi, della Filata del Reggio Calabria, signora Vitti Strano, e del circolo Belle Porte, sia Natale Sassone. E quest'anno abbiamo anche la presenza del mondo della scuola, quella dell'Istituto Comprensivo Alvaro Cipione, con la sua dirigente, la professoressa Marisa Monterosso, che ringraziamo per la sua presenza, e la scuola con Alvaro, che sarà presente anche martedì mattina alle ore 9 per l'incontro pasquale. Per fratelli carissimi, ma vogliamo il Signore che presenta a noi il mistero della sua croce, del dono di sé, e disponiamo i nostri cuori, la nostra mente ad accogliere con fede questo mistero, invocando la misericordia del Signore. Signore Gesù, accolto dagli umili e rifiutato dai superbi, abbi pietà di noi. Cristo Gesù, che non hai sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, abbi pietà di noi. Signore Gesù, obbediente fino alla morte di croce e glorificato al di sopra di ogni creatura, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio che regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Sapendo di dove stare confuso. Parola di Dio.
vediamo insieme. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno vente di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, giuro di te, lo porto in salvo se davvero lo amo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerca una mano di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo alla sangue. Lodate il Signore con i suoi fratelli, e dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Ha compiuto un'azione buona verso di me,
I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che è del suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità lo dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, il ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli asini, quando si curava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: andate in città e vi vedrete incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo, laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta, lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? Ed egli disse loro: uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto, il figlio dell'uomo se ne va, come si è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito, meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non verrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui opererò un uomo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: perforerò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ma egli, con grande insistenza, diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia, e disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro:
Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare una sola ora, vegliare, pregare, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondere. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure e riposate, basta. È venuta l'ora, ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Ma buono! Alzate, no. Andiamo, ecco, colui che mi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo: quello che facevo è lui, arrestato e cominciando a fare una scuola. Appena giunto gli si avvicinò e disse: Rabbi, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come se fosse un brigante, siete venuti a prendere una costale e bastoni. Ogni giorno in mezzo a voi nel tempio del Signore e non mi avete arrestato. Si compiono dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non lo trovavano. Molti, infatti, testimoniavano il falso contro di lui, e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui, dicendo: lo abbiamo udito che lo diceva, io distruggerò questo tempio, fatto da mani d'uomo, e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù, dicendo: non risponde nulla, che cosa testimonia questo altro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù rispose: io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora dei testimoni? Avete visto la presenza? Che bene fate? Tutti sentenziarono che era vero di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a vendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: fai il profeta. E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: non so e non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di
nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano ciò a Pietro. È vero. Certo, sei uno di loro. Infatti, sei da Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare. Non conosco questo uomo di cui parlare. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in un pianto. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù. Lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: tu sei re di re? Ed egli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: non rispondi nulla. Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato lo rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che gli era solito concedere e Pilato rispose loro: volete che io rimetta in libertà per voi il re di Israele? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia, ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli mettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re di re? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimase in libertà per loro Barabba. E dopo averlo rimesso in libertà e aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora e trecciarono una corona di spine e gli avvisero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: salve re di re. E gli percotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra ed uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato anche che non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, c'è l'onore della croce, perché vediamo e crediamo. Ed anche quelli che erano crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno porse a un pare di accendere una spugna
la fissò su una canna e gli dava da bere di gemme. Aspettate, vediamo se viene lì a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero questo uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e Ioses e Salomone, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parascere, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano ad osservare dove veniva. Parola del Signore. La seconda lettura che è stata programmata è l'inno più antico che c'è nella Chiesa. È l'inno estrapolato dalla lettera di Paolo ai Filippesi, dove Paolo dice, allora ai cristiani, ma anche a noi oggi, Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini, e umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ma proprio per questo Dio l'ha esaltato e gli donò il nome che al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Vedete, Paolo il destino ci presenta quello che noi abbiamo questa sera ascoltato nella lettura drammatica della passione di Gesù che ci ha narrato l'Evangelista Marco, discepolo prediletto di Pietro, e dalla bocca di Pietro aveva ascoltato tutto questo. E lui lo scrive, il primo Vangelo scritto, quello di Marco, scarno, semplice, questo Vangelo di Marco, ma che ci racconta la verità della vita di Cristo. E in questo racconto che noi abbiamo ascoltato, vedete, Marco presenta quello che diceva Paolo, la duplice natura di Cristo. Cristo è vero uomo e Cristo è vero Dio. È vero uomo, l'abbiamo sentito,
quello che sta per accadere. E sta lì nel Getsemani, mentre i suoi discepoli dormono, non pensano alla sua afflizione. E gli dice al padre: padre, se è possibile, passi da me questo calice, però subito aggiunge, ha la forza di aggiungere, non ciò che io voglio sia fatto, ma quello che tu hai stabilito, padre. E nello stesso tempo, non solo si presenta come uomo Gesù, ma anche come figlio di Dio. Quando il sommo sacerdote gli chiede: dimmi, per il Dio vivente, chi sei tu? E gli dice in maniera decisa e chiara: vedremo il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio, alla destra della potenza, e lo vedrete venire sulle nubi del cielo. Però vediamo subito dopo di nuovo un Gesù impaurito, mentre sta per morire, che grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'umanità di nuovo prende il sopravvento. E abbiamo visto attorno a lui, a questo Cristo, uomo e Dio, che si consegna per noi, uomini, donne, e coloro tutte le debolezze degli uomini. Abbiamo visto Giuda, quel discepolo che lo tradisce per tre tabernacoli. Abbiamo visto Pietro, che tante volte a Gesù gli ha protestato: Signore, io ti amo, Signore, io mi abbandono per ormai, e poi dinanzi a una serva ha paura e lo rinnega. Per ben tre volte vediamo i sacerdoti del Tempio che sempre lo hanno fratello a Gesù, che non fanno altro che fabbricare false accuse verso di lui. Vediamo Pilato, questo procuratore romano, che invece di applicare la giustizia, applica l'ingiustizia. Accanto a queste persone vediamo però che ci sono anche altre persone. C'è Simone di Cirene, che la vita porterà alla croce. C'è Giuseppe dell'Arimatea, che trova per lui un sepolcro dove deporre il suo corpo. Vedete in questo brano così lungo, ma così grande, che noi abbiamo proclamato questa sera, c'è il bene e c'è il male del mondo, c'è l'amore e l'odio. E tutto questo è attorno a Gesù, Gesù che soffre per amore e muore per amore. Allora, come oggi, come sempre, Gesù continua a morire e a soffrire per noi, per riscattarci dai nostri peccati, cari fratelli. Ecco perché noi dobbiamo stare con Lui, accanto a Lui, per consolarlo. Gesù stesso, quando appare a Santa Margherita Maria la Notte, a premoniale, dice: guarda questo cuore che ha tanta mano di uomo, e da esse non ha ricevuto che un braccio. Consolo per me questo cuore e chiede a lei di stare vicino a lui davanti al tabernacolo e pregare. Anche gli apostoli che pregate con me almeno un'ora. Non lo fare.
si addormenta, poi torna e dice: non avete vegliato nemmeno un'ora con me, e l'ora delle bene, cari fratelli, non ci facciamo prendere dall'ora delle bene. Gesù è luce, Gesù infonde luce nei nostri cuori, ma se vogliamo questa luce là possiamo trovare dinanzi al tabernacolo, al prigioniero d'amore che si è fatto prigioniero d'amore per noi. Noi abbiamo fatto una settimana di missione eucaristica per convincere tutti a questa devozione all'eucaristia. Tanta gente è venuta a pregare, si è iscritta per diventare adoratori, facciamo pure noi. Diventiamo adoratori dell'Eucaristia, di questo grande dono, di questo mistero straordinario, come dice il grande San Tommaso d'Aquino, o memoriale della Cristione, o memoriale della tua morte, fa che io possa sempre pensare a te, a quello che mi hai dato. Fa che io possa vivere di te e di te sempre, sentire il sapore del tuo pane, e di te sempre dolce sapere, dice il grande San Tommaso. E il latino sapere non significa sapere, ma significa gustare, gustare il sapore del pane che il Signore ci ha donato nell'Eucaristia, e di quel pane che rimane presente in mezzo a noi, quel pane di vita che ci nutre, che ci accompagna, cari fratelli, nel nostro cammino, nelle nostre difficoltà della vita. Solo da Lui possiamo trovare questa pace. Credo in un solo Dio, thank you.
per il ruolo delle associazioni nel nostro campo di Venezia e possono divenire luoghi di esternazione, di crescita, seguendo la via, la verità, la vita. Preghiamo. Per la passione del tuo figlio, solo ci per i pittori e gli scultori, affinché anche con l'arte possano trasmettere alla società contemporanea un riordino di tutto ciò che è fragile e illusorio. Preghiamo. Per la passione del tuo figlio, e i poeti dei cantori dell'anima affinché possano trasmettere il loro Dio all'uomo d'oggi in Cristo. Preghiamo. Per la passione del tuo Dio, perché i cristiani vivano la loro passione in unione con Cristo, preghiamo. Per la passione del Dio nostro Padre, per il sacrificio del tuo Figlio Gesù, esaudisci la nostra supplica e conceda a ogni uomo e donna di conoscere il tuo amore, tu che viverai nei secoli dei secoli. Questo è il momento dell'offertorio. Sia a Natale che in questo periodo dell'anno abbiamo pensato di dedicare un offertorio tanto a quello che è il ruolo dell'arte, ma soprattutto a quello che è un aiuto attivo e fattivo alla comunità parrocchiale e soprattutto a quella che è la casa accoglienza, una casa che in maniera giustamente diurna cerca di mantenere un servizio agli ultimi. E quindi proprio per questo abbiamo dato un invito alle associazioni affinché possano consegnare generi alimentari e tant'altro. D'altra parte, caro Monsignor Giorgio, io ci siamo quest'anno anche affidati alla frase di Papa Francesco, il quale afferma che il vero potere di servizio bisogna custodire la gente, avere cura di ogni persona con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. La carità, la pazienza e la tenerezza sono dei tesori bellissimi e quando li hai, puoi condividerli con gli altri. Pregherei dunque per avanzare quel gruppo della finale di Reggio Calabria, può avanzare con chiaramente un gesto simbolico che naturalmente possa minimamente, insomma, per quello che noi possiamo, arricchire con la mezza dei poveri. Quindi la Presidente, come una sorta della Brigata di Reggio Calabria, mi insegna ai piedi dell'altare, dovreste fare il giro, prego. Un signore vuole dare la benedizione. E poi, dopo il gruppo della Brigata di Reggio Calabria, la Presidente della Disco Calabria, insieme alle soce, intanto una maglietta simbolica dove c'è il principio della donazione del simbolo del cordone ombelicale, e quindi mostra come anche la scienza aiuta alla vita. E poi un gruppo di soce, anche loro, tutta una serie di che potranno servire ad arricchire la nostra mensa.
e poi un gruppo delle socie dell'associazione Muse, e mentre l'associazione Muse consegna l'ingegneria del gruppo della chiave del medio usato, che è visto come una rappresentanza. Un'altra offerta da parte della chiapa di Merito Montusato, e poi prevede tutto il gruppo delle muse, tutte le soci delle muse, di arrivare praticamente tutti insieme. Prego, prego, tutto il gruppo dei soci delle muse in maniera individuale insieme, e poi c'è anche un gesto perché quest'anno abbiamo il laboratorio teatrale, quindi tutti i componenti del laboratorio teatrale sono voluti passare per fare anche loro un gesto nel gruppo. Abbiamo il laboratorio teatrale, quindi c'è quest'altro omaggio da parte del laboratorio teatrale. Prego, l'altro socio. Quindi speriamo di contribuire alla gestione campiana del centro. Mistero della fede.
preghiamo umilmente per la comunione al corpo del Santo di Cristo, Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e l'unione con il nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Giuseppe e tutto l'amore. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, della nostra sorella Elena. Ammetti a godere la luce del tuo volto. Abbi misericordia, donaci aver fatto la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con l'Apostolo Gesù Cristo, che in ogni tempo ti furono graditi e Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, per Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedisci alla parola del Santo Apostolo, madre, al suo divino insegnamento, possiamo dire Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Esperienza di stare con Gesù un'ora alla settimana.
questa esperienza e lo richi incuriositi da questa testimonianza, hanno a loro volta anche i bambini, ha chiesto di fare un tempo di adorazione per loro. È una cosa veramente bella, anche se so che da quello che ho sentito che venite da diverse parrocchie, da diverse realtà parrocchiali, ma come avete contribuito nella carità per la casa di accoglienza, il Signore penso che sia altrettanto contento del vostro contributo, di sapere che qui in questa parrocchia la chiesa è sempre aperta, il Santissimo è sempre esposto nella cappella dell'adorazione e che quindi potete venire anche da altre parrocchie, se per caso non c'è nella vostra parrocchia questa possibilità, dare la vostra adesione, offrire un'ora alla settimana nella fascia oraria che avete maggiore disponibilità. All'uscita della Santa Messa potete ritirare chi non l'ha avuto, perché molti li abbiamo distribuiti già nelle famiglie, oltre che negli incontri che abbiamo fatto durante questa settimana, ma proprio perché venite anche da altre parrocchie, potete ritirare il volantino dove c'è spiegato che cos'è l'adorazione eucaristica perpetua e c'è una scheda che potete compilare e dove sarete contattati quando dopo la settimana santa, dopo la Pasqua, si riprenderà l'adorazione e potete anche voi contribuire a questo dono bellissimo che il Signore vi fa di stare con noi. Vi auguro una santa Pasqua e una risposta generosa all'invito che vi dà il Signore. Sia lodato Gesù.